Benvenuti al nostro spazio di approfondimento quotidiano qui con Metropolis. Oggi abbiamo ospite Aldo Avvisati, presidente di Areward. Avvisati, anzitutto benvenuto. Parliamo di turismo. Buonasera, grazie per l'invito. Ecco, l'emergenza sanitaria ha creato ovviamente tantissimi problemi, sicuramente tanti problemi sono quelli legati all'emergenza medica, ai tanti decessi che si sono verificati nel paese. C'è però anche un altro tipo di disastro, che è quello economico. Il settore turistico è uno di quelli che rischia di uscire più penalizzato da questa vicenda, è così. Assolutamente è così, è quello che diciamo nell'immediato e anche in prospettiva futura subirà i contrappesi di questa emergenza. Ancora di più posso dire che vive male l'attualità e sviluppo di quello che sarà il comparto dell'extra alberghiero, anche perché parliamo di un comparto che in Regione Campania negli ultimi 15 anni si è sviluppato tantissimo, quello che io chiamo turismo sussidiario, cioè abbiamo avuto la possibilità dal 2001 ad oggi, ma si è sviluppato negli ultimi 15 anni, che le famiglie si avvicinassero al turismo, aprissero le porte, gli alloggi, le camere, in qualche caso i bassi, no? Come a Napoli e nelle città più popolose, per aumentare la disponibilità di posti letto di cui c'era una fame. Io quando dico bassi alloggi, logicamente mi riferisco a quelle dimensioni a norma, cioè sempre seguendo i dettami che la legislazione vede. Quindi queste famiglie hanno potuto in questo modo partecipare, contribuire dal basso, da uno schema di orizzontale a soddisfare la fame di turismo, che poi si è sempre più, come dire, è sempre più aumentato. E noi abbiamo avuto, grazie a questo tipo di turismo, che si chiama anche turismo esperienziale, migliaia di turisti dall'estero italiano giustamente sarebbero venuti, in Regione Campania. Non sarebbero venuti con i canali tradizionali dell'albergo, della pensione. Quindi è una gamba importante che, ahimè, in questo momento, da quelli che sono i provvedimenti della prima, ma anche della seconda ora, del governo nazionale, ma anche della regione, non sono stati considerati. Ecco, a questo proposito, giustamente si tratta di realtà che sono più piccole, come diceva lei, anche spesso a conduzione familiare, che improvvisamente si sono trovate private di un reddito. Per queste c'è una possibilità rispetto alle misure previste dal governo e dalla Regione Campania di accedere ad una forma di sussidio per questa emergenza? La risposta è no, o meglio, no per quelle che sono, come diceva lei, a condizione familiare, e cioè sempre nello spirito della legge, non professionali. Perché la legge Campania, la legge regionale, in verità ce ne sono diverse, ma sono due, la numero 5 e la numero 17 del 2001, su cui fonda diciamo questa gamba, distingue tra strutture ricettive ex professionali e non professionali. In Regione Campania quelle professionali non sono consentite, o meglio, per fare un esempio sommario, il bed and breakfast può essere costituito soltanto in forma non professionale, ad integrazione, dice la legge, del reddito familiare, e quindi con emissione di ricevuta e non di fattura. Questo fa sì che, purtroppo, ahimè, che nel piano sociale economico previsto da De Luca e dalla sua giunta non trovi soddisfazione l'extra alberghiero familiare. Attenzione, su 10.000 strutture stimate in tutta la regione, parliamo del 90% che è rimasto fuori. E mi consta dirlo, lo scusa se prendo ancora 30 secondi, da una conversazione, un'interlocuzione che abbiamo voluto e ci è stata concessa, mi consenta, con i denti, perché non avevamo modo di raggiungere gli apparati regionali dopo, diciamo, le nostre rimostranze, e grazie per quanto ha fatto l'assessore regionale, che ha chiamato più volte. Diciamo che anche in sede di giunta non era proprio chiaro che
che l'ex-provveditore familiare non potesse presentare domanda. Se ne sono dovuti rendere conto grazie alle nostre, lei sa bene che non sono solo le nostre, ci sono diverse realtà, il comparto si è levato in più proteste. Senta, a questo proposito la vostra è una realtà importante perché ha messo insieme anche una sorta di coordinamento che raggruppa moltissime attività. Che tipo di esperienza è? Allora, io devo dire che il 31 gennaio si è celebrato il congresso associativo Vesuviano Arevod che ha rinnovato le cariche e uno dei mandati con cui diciamo mi è stata rinnovata la carica di presidente è stato proprio quello di tessere una rete, questa volta non solo tra gli associati, non solo tra gli associati, gli operatori turistici del territorio, che pure abbiamo tessuto ed è sviluppata, mi è stato dato mandato di sviluppare una rete tra associazioni territoriali, perché ce ne sono, ma sono abbastanza, diciamo così, sfilacciati, monadi. Anzi, se mi consente una riflessione critica. Noi in questa fase due constatazioni abbiamo fatto. Una è quella del gap istituzionale, culturale istituzionale delle nostre istituzioni relativamente al comparto extraterritoriale, che nonostante i numeri sono state proprio disattese, non considerate. L'altra considerazione è la poca rappresentatività della categoria. Cioè abbiamo parlato di numeri notevoli, 10.000 strutture in Campania. Se mi consente le do un altro dato. In Italia la capacità, o se vogliamo i posti letto dell'extraalberghiero da qualche anno hanno superato quelli dell'alberghiero. Siamo oltre il 50% dei posti letto disponibili in Italia è dato dalle categorie dell'extraalberghiero, meno del 50% è dato dall'alberghiero. E ciò nonostante noi abbiamo una scarsissima capacità di rappresentatività. Diversamente non ci spiegheremo perché non siamo stati consultati in fase di avvio di questo piano socio-economico e perché non riusciamo a incidere. Quanto ho avuto mandato, avevo già iniziato a contattare qualche associazione, questa emergenza mi ha messo il sale sulla coda, come si dice, e ho contattato altre quattro associazioni territoriali che, se mi consente, le voglio anche citare perché sono delle realtà forti e anche in zone popolose e ricche di associati. Abbiamo Vesuvio Family, che è un'associazione che si estende e ricomprende nei territori di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco. Poi abbiamo l'altra associazione che è APAP, un'associazione nata insieme ad operatori di Pompei, ASTAR, che è un'associazione di Castellammare di Stabia e dei paesi limitrofi, e poi anche Lega Ambiente Turismo, che ha avuto la capacità, oltre di raccogliere strutture ricettive extraalberghiere in tutta la regione Campania, anche in particolare nel Cilento. Devo dire che la cosa... perché poi l'appello che avevamo presentato già all'assessore regionale è stato fatto proprio, sottoscritto con un'adesione piena da parte di queste associazioni, per cui noi abbiamo depositato alla regione, all'assessore, un appello con 5 sottoscrizioni, 5 associazioni che rappresentano 1.000 associati su un bacino di utenza esteso che raccoglie più di 500.000 di popolazioni. Devo dire che l'assessore, che l'ho sentito sul punto, si è compiaciuto perché anche lui lamentava la rappresentatività frastagliata. Un'ultima domanda, con risposta rapida. Si parla di bonus vacanze, 500 euro per poter fare le vacanze in Italia. È una risposta parziale, non serve a nulla, è un primo passo. Lei che ne pensa? Sicuramente è una misura che ci potrà essere utile nella fase 2, nella fase 3. Tra l'altro leggo che possono accedere qualunque italiano o capofamiglia può accedere con la possibilità anche di portarselo in detrazione. È una misura, abbiamo bisogno di questo come abbiamo bisogno di promozione del brand Campania, perché non ci nascondiamo, nella prima fase, neanche nella 2, nella 3 o nella 4, noi avremo un turismo nazionale, cosiddetto di prossimità, per cui dobbiamo essere bravi
a curare e promuovere il brand Campania. Noi abbiamo proposto un brand, un capitolo che poi deve essere sviluppato al presidente e all'assessore Matera, che è hashtag io turista in Campania. Bene. Direttore, un'ultima cosa. Abbiamo parlato e continuo a criticare la regione per non aver dato, diciamo, spazio, per non aver tenuto presente la categoria. Però non vorrei che si arrivasse, come si dice, domani, prossimo o remoto, a gettar via il, come si dice, il bambino con tutta l'acqua. Noi abbiamo, e l'ho detto all'assessore, una legge regionale e le sue conseguenti modifiche ottima, perché ha potuto far sì che in Campania si sviluppassero quelli che si chiamano più turismi, più attori in campo, più turismi. Questa è la diversità, la particolarità deve rimanere in campo, deve essere semmai migliorata, anche se noi siamo ben consapevoli che a qualche lobby e a qualche altro turismo, diciamo sì, non ha mai tanto gradito la partecipazione, ma ora sono i numeri che legittimano questo tipo. Va bene, grazie. Ringraziamo Aldo Pisati, presidente di Arecord, per questa chiacchierata sui destini e sul futuro turistico. In bocca al lupo ovviamente a lei come a tutto il paese. Grazie.